Buonasera a tutti. Si sente? Sì, sì. Allora, voglio ringraziare innanzitutto il signor Claudio Saltarelli che ci ha visto per la prima volta l'anno scorso al Cervi, l'uomo di Cervi. Quando ci invitò, la prima cosa che pensai è Adriana, perché lei è quella che ha scritto tanto su di noi e quindi può accreditare quello che noi siamo. Voglio ringraziare il Comune di Cassino che ci ha ospitati, omaggiando il nostro simbolo. Un altro lo voglio regalare al professor Scafoglio, da cui insiste su questa su questo progetto. Quello che noi siamo, quello che noi rappresentiamo, già l'ha detto molto bene la professoressa Adriana. Vi posso spiegare un attimino quello che è il nostro costume, il nostro Pulcinella. Molti ci chiedono, ma voi ballate, voi suonate, cosa fate? Noi quel giorno siamo il potere, l'autorità della maschera. Il Pulcinella va, anticipa la sfilata, il corteo, con il rumore delle nostre campane, che poi spiegherò se farò in tempo cosa sono in realtà. L'arrivo della sfilata stabilisce quando ci dobbiamo fermare nelle varie piazze, che noi facciamo tutta l'intera giornata, partiamo la mattina fino ad arrivare alla sera. Ed ogni quartiere, ogni posto del paese ci offre da bere, da mangiare e noi li ricambiamo con suoni e balli. Il Pulcinella ha il servizio d'ordine, sta attento durante il percorso, stabilisce se fermarsi, se ripartire. Questo è, siamo arrivati così in alto, come diceva il professor Scafoglio, per un semplice motivo, è una questione di rivalità fra noi. Il cappello del Pulcinella è come una sposa, si vede quella mattina. Ognuno se lo fa nel proprio garage, nella propria cantina, ognuno ci mette il suo, la conca, la tina, che era un oggetto che avevamo nelle nostre case per il trasporto dell'acqua, la campana, i fiori, la scritta castigliona. Ognuno ci mette del suo, ha fatto sì che ognuno siamo diversi dall'altro. E quella mattina che si esce, ognuno sfoggia il suo cappello, il suo cimero. L'altezza anche, ognuno cercava di essere più alto, più perché veniva interpretato un po' dai giovani per farsi vedere più virile. E siamo arrivati così in alto. Ma la partenza era quella, una semplice canna aperta, un po' di carta velina e si faceva il tutto. Tutto quello che vedete là sopra, non compriamo nulla, compriamo solo la carta colorata. Il resto è tutto materiale di recupero. Un tempo si usavano i mutandoni di lana bianchi. Quelle militari. Ci siamo un po' evoluti. Ma comunque sono divise che magari ci facciamo dare da colleghi che lavorano da qualche parte che ci hanno la divisa bianca. Sono tutte cose di recupero, come vuole la tradizione. Velocemente le campane, così? Le campane hanno un doppio ruolo. Noi le chiamano suonaglieri. Eppure no. Quelle là, essendo un paese che viveva di agricoltura e di allevamento, siamo attraversati da un tratturo, l'atleta Biferno. Quindi tutte le campane che magari avevano gli animali, poi venivano messe per fare questo. Ma il ruolo più anche che avevano era quando la sposa portava la dote dallo sposo, venivano messe al collo del mulo, dell'asino, del cavallo, come simbolo di prosperità, fertilità. Avevano un doppio ruolo. E questo è il quanto. Quello che devo dire, penso che non... Grazie. Grazie. Non è facile. Il mio ruolo è stare sotto un cappello di quelli.